per scadere il cronometro. In questo momento i tre minuti si chiudono. Se ne accorge Ben Carenza, è storia, la Fiorentina supera il turno. No, io ho sempre pensato che bisogna nel lavoro sognare, no? Come è giusto fare, per cui non mi pongo mai dei limiti. Dalle luci scintillanti delle notti di Champions League, al sole del Salento, la storia di Pantaleo Corvino è la storia di un uomo e della sua passione per il calcio. Corvino nasce a Vernole 60 anni fa ed è lì che incomincia a dare i primi calci al pallone, fino a quando, a 16 anni, vince un concorso in aeronautica e si arruola per aiutare la famiglia. In quegli anni incontra colei che diventerà sua moglie. Avevi 17 anni quando l'hai conosciuto? 17 anni. Tua moglie è di Vernole? No, di Calimera. Partivo con l'autostop da Vernole a Calimera, poi dovendo tornare a Vernole con l'autostop, era tardi, allora non è che c'erano le macchine ogni... Allora rubavo la bicicletta parcheggiata fuori casa di qualche persona e andavo a mezzanotte, all'una, poi il giorno dopo... Ma chiedevi dopo in prestito, diciamo? No, qualcuna che era fuori di casa... Proprio? No, la rubavo per andare, poi il giorno dopo la riportavo. Il calcio però rimane il suo chiodo fisso e a 25 anni inizia a fare il direttore sportivo. Io volevo dare fuori dal campo quello che non ho potuto dare nel campo. Vernole, Scorrano, fino al calcio professionistico, a Casarano. I 9 anni passati a Casarano sono pieni di soddisfazioni. 9 anni di successi, che ogni anno che sei in C1 lì è come quando da noi in Serie A ci si salva. Titolo italiano anche lì con la Beretti. Tanti ragazzi che oggi ancora incontro in Serie A, in Serie B, che facevano parte di quel Casarano. Nel 1998 Corvino realizza il suo sogno. Viene chiamato dal Lecce, la nazionale della sua terra. Corvino è uno legatissimo alla terra, a tutte le cose che sono salentine, alla terra salentina. Ecco perché è tanto amato dalla gente. Le mie emozioni calcistiche, perché ti ho detto, vivo di emozioni. Mi piace viverle nel calcio, che me le dà, viverle dove, nel mio territorio. Le 7 stagioni con lui al timone sono esaltanti. 2 promozioni e 5 campionati di Serie A. La società diventa un esempio da imitare. Scopre e rivitalizza giocatori come Ledesma, Vucinic, Lucarelli. Tutto ciò che tocca diventa oro. L'esempio è Ernesto Javier Chevantón. Attenzione, errore di Frey, pallone che termina in rete, gol del vantaggio del Lecce. L'uruguaggio è ancora oggi il miglior marcatore della storia del Lecce in Serie A. Corvino lo compra a 9 miliardi, lo rivende a 20. Tra le sue più grandi soddisfazioni c'è la vittoria a Torino contro la Juventus del 25 aprile 2004. Ancora Cola, prova, ed è il gol del 2-1. La città impazzisce. La squadra si salverà con 2 turni di anticipo, battendo l'Inter in casa per 2-1. Torno, può mettere in mezzo, lo fa, la deviazione, rete! È l'apoteosi. Fischia Rosetti, è finita la partita, è finita la partita a Lecce. Il Lecce batte l'Inter 2-1 e conquista la permanenza in Serie A. Nel settore giovanile raggiunge traguardi prestigiosi. Meggiorini contro Rosati, parte il tiro, c'è l'errore di Meggiorini, il Lecce è campione d'Italia primavera. Conquista titoli nazionali in tutte le categorie e porta alla ribalta giovani di talento. Veramente è una cosa di magico, una cosa che rimarrà nei tempi. Nel 2005 i Della Valle gli affidano la Fiorentina per farla tornare agli antichi splendori. La Fiorentina, la squadra che mio padre era tifoso, ci sape se diventi direttore sportivo della Fiorentina, no? Mi diceva.
Pantaleo sceglie Cesare Prandelli e con lui comincia un progetto ambizioso. Cercare di gareggiare con le grandi del campionato rispettando le regole di bilancio. A Santa Rita ci tengo molto e spero che Santa Rita mi faccia questa grazia. Perché è la santa delle cose impossibili. Ormai a Firenze hanno imparato a conoscere la strategia economica di Pantaleo. Una squadra che lotta per le prime quattro deve avere quattro giocatori da 4 milioni di euro netti. Sicuro. Quattro. Sicuro. Li deve avere o no? Sicuro. E siamo sono 4 per 4, 16. Sì, beh, agli altri che gli diamo? No, il foraggio? La piazza chiede e lui media. Ma non parlate sempre di questo monte ingaggi che deve essere alterato, che deve essere alzato, che deve essere portato dove gli altri sono. Questo vi va bene? Ditelo. Se non vi va bene, ditelo lo stesso. Se lo accettate bene, se non lo accettate, fate che cosa volete, basta che la finiamo. Sorprendendo tutti con grandi intuizioni di mercato. Questo è l'Obonto. Mi sono girato e ho detto, dottore, è un gatto. Alle volte può sembrare criptico. Pur di non ho potenzialità e con i suoi gol. Non uso una botte al cerchio, una botte al tampagno. Altre volte poco lineare. Perché io spero di avermi fatto capire. Poi, se non sono stato capito, chiaramente a volte chiedo di essere interpretato. Senza di me. Ma le sue conferenze stampa sono sempre interessanti. Pantaleo lancia sentenze. Se uno dice dopo 2 anni che non piove, questo la settimana prossima piove, alla fine se piove dopo 2 anni dice cazzo, io l'avevo detto. Provocazioni. La mattina quando apro i giornali e dire che sono incazzato no, perché ormai non ci sto facendo l'abitudine. E profezie. Avemus o abemus, si dice. Abemus. Allora abemus su Papa. La vittoria al Delle Alpi del 2 marzo 2008 è una tappa fondamentale. Firenze sbanca la Torino bianconera dopo quasi 20 anni. È il tripudio, l'inizio della cavalcata che si concluderà sempre a Torino all'ultima giornata. Come non mi trovo pentito io di averti portato a Firenze. Alla faccia di tutti. Attenzione Jorgensen, dentro a cercare Osvaldo. Rovesciata di Osvaldo! Gol straordinario! 1-0 e la Champions è raggiunta. Gli addetti ai lavori, giornalisti, colleghi, si chiedono qual è il punto debole di Pantaleo. Mangia troppo. Non posso né confermare né smentire. La cucina. Piacere a cui alle volte cede un po' troppo. Sono stato a casa sua e mi ha offerto da mangiare un pollo che io non ho mai mangiato nella mia vita, da quando non l'ho mai mangiato. Ma i tifosi lo vogliono così. A Firenze adesso l'Europa è di casa da 2 anni e il merito è ancora di quel ragazzo che a 60 anni ha sempre la stessa voglia di pallone dei giorni di Vernole. Quella voglia che, allora come adesso, lo porta ad inseguire i suoi sogni, i suoi progetti. L'hai fatta grossa. No, il complimento è complimenti per le scarpe. Per questo potete stare sicuri che i riflettori della Champions non hanno intaccato l'animo di chi, da Vernole a Lecce, da Scorrano a Firenze, ha svolto il suo lavoro con la tenacia e passione propria di un salentino.